Ricordo tantissimi anni fa, quando noi eravamo nel fior fiore di questa azienda, quando era l'occhiello di tutto il centro-sud. Un giorno preparammo dei mezzi che noi dovevamo dismettere, li mettemmo a posto e aiutammo i paesi del terzo mondo. Sto parlando dell'Africa. Vuole essere una provocazione, ma vuole essere pure un grido di aiuto, di allarme. Oggi non ce la facciamo più, noi come dipendenti, l'utenza che viene servita in un modo malissimo, non lo so, siamo sconcertati di tutto ciò che sta accadendo. I mezzi di Roma sono mezzi che io conosco bene, hanno 9 anni di vita, per noi sarebbero manna scesa dal cielo. Probabilmente, apparentemente c'è un'inerzia alla ripartenza, ma rimettere in moto un anno di manutenzione ferma o quasi ferma, un anno di manutenzione che è vissuta smontando pezzi dalle macchine che stiamo dismettendo e rimontandoli sulle macchine, una manutenzione che ha dovuto fare i conti proprio certosini per fare in modo che l'olio venisse messo solo su quelle macchine che erano uscite perché l'olio mancava, o perché le batterie venissero messe solo su quelle 250 macchine che stavano uscendo e poi smontate. È una manutenzione che si è anche molto stressata. Per il servizio siamo comunque ancora in un servizio estremamente carente, che parla dai 230 ai 250 veicoli ogni giorno in campo, laddove ne servirebbero perlomeno altri 100 in più. La manutenzione si è rimessa in moto, nel senso che stanno partendo gli ordinativi ai fornitori credibili, perché purtroppo la crisi non ha investito solo noi, ma ha anche investito molti fornitori. Quindi i finanziamenti che stanno arrivando al Comune non possono essere buttati al vento per una fretta anche comprensibile da parte di chi aspetta il servizio, ma sono soldi pubblici che vanno spesi nel migliore dei modi.